Scatolette, barattoli, bombolette. Gli imballaggi in acciaio sono ideali per la conservazione dei cibi e fanno bene all'ambiente perché si possono riciclare infinite volte mantenendo la stessa qualità. E fanno bene anche alla ricerca contro i tumori pediatrici. Per il secondo anno, infatti, RICREA, Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, insieme ad ANICAF, affianca la Fondazione Umberto Veronesi nell'iniziativa Il Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca. Anche quest'anno saremo in 160 piazze italiane grazie ai nostri volontari per promuovere la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica grazie alla raccolta fondi della vendita del pomodoro nelle sue varie forme. Quindi dobbiamo ringraziare ANICAF e RICREA che ci hanno reso possibile questa iniziativa che l'anno scorso ha avuto un grandissimo successo, ci ha permesso di raccogliere più di 200.000 euro da destinare all'oncologia pediatrica e che ci auguriamo quest'anno vada ancora meglio. Un'iniziativa presentata a Milano nel centro eventi Presso di via Sarpi. Per un intero weekend, sabato 30 e domenica 31 marzo, i volontari della fondazione distribuiranno nelle piazze una confezione con 3 lattine di pomodori, un opuscolo con alcune ricette dello chef Gennaro Esposito e una bustina di semi di pomodoro. Il tutto a fronte di una donazione minima di 10 euro. Un sostegno alla ricerca scientifica per trovare una cura alle malattie oncoematologiche dei più piccoli. È il secondo anno che lavoriamo con la Fondazione Veronesi, che sponsorizziamo questa bellissima iniziativa di cui siamo veramente felici e orgogliosi. L'imballaggio in acciaio è certamente un imballaggio che è molto amico dell'ambiente. L'acciaio è un materiale permanente, un materiale che si ricicla non solo facilmente, ma si ricicla all'infinito e conserva tutte le caratteristiche qualitative nel corso della propria vita. Quindi è un materiale che si può riciclare sempre. I dati sul riciclo in Italia sono molto confortanti. Noi oramai ci siamo attestati su percentuali che superano il 75%, ben oltre l'obiettivo che era stato fissato dalla legge, e direi siamo molto vicini all'80%, che rappresenta l'obiettivo che la nuova direttiva europea sull'economia circolare ha fissato per i prossimi anni. ANICAF è la più grande associazione che rappresenta le imprese di trasformazione di pomodoro al mondo. Continuiamo questa collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi con l'edizione 2019, sostenendo la ricerca che Fondazione sviluppa per l'oncologia pediatrica. Lo facciamo attraverso il nostro prodotto, il prodotto simbolo della cucina italiana, il pomodoro. Saremo nelle piazze italiane il 30 e il 31 di marzo con un messaggio importante per tutti noi. Il pomodoro è buono perché ha grandi proprietà salutistiche e questa volta è buono perché si impegna verso la ricerca per cause importanti. Questo è il messaggio che vogliamo dare e continuiamo in questa attività, lo facciamo con grande entusiasmo, le nostre aziende sono fortemente impegnate a sviluppare e a dare forza a questa campagna, speriamo che le piazze si riempiranno e ci sarà la possibilità di dare un contributo alla ricerca e soprattutto poi di dare un contributo alla propria salute. Ogni anno in Italia oltre 2.000 bambini si ammalano di tumore. RICREA e ANICAF, insieme alla Fondazione Veronesi, vogliono dare una speranza in più ai piccoli malati oncologici e alle loro famiglie.